Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la quarta classe. Dragi učenici i drage učenice, dobrodošli na sat talijanskog jezika za četvrti razred. Il tema di oggi è Che tempo fa? Današnja su tema atmosferske prilike. Il mio nome è Josipa Cardu e oggi sono la vostra maestra. Što ćete moći nakon današnje lekcije? Slušati, čitati i razumjeti tekst o atmosferskim prilikama, dopuniti tekst riječima, odgovoriti na pitanja i izraditi plakat na temu atmosferskih prilika pojedinih godišnjih doba. Koji pribor nam je potreban za rad? Il quaderno, la matita, la gomma, le matite colorate, il cellulare, il computer portatile o il computer desktop con internet. U svakom trenutku možete pauzirati snimku. U desnom kutu ekrana vidjet ćete ikone koje će vam pomoći da u svakom trenutku znate što se od vas očekuje. Ascoltate. Ripetete. Leggete. Rispondete. Copiate. Scrivete. Collegate. Scegliete. Registrate. Ascoltate. Vieni con me al parco? Fa bel tempo. Prendo il pallone. Sì, io porto la mia bicicletta. Mi piace la primavera. Perché il tempo è bello. Anche a me piace. Il cielo è sereno. Gioco nel parco tutti i giorni. Mettete la lezione in pausa e leggete il testo. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku. Di che cosa parla il testo? Vieni con me al parco? Fa bel tempo. Lijepo je vrijeme. Prendo il pallone. Sì, io porto la mia bicicletta. Mi piace la primavera perché il tempo è bello. Sviđa mi se proljeće jer je lijepo vrijeme. Anche a me piace. I meni se sviđa. Il cielo è sereno. Nebo je vedro. Gioco nel parco tutti i giorni. Igram se u parku svaki dan. Mettete la lezione in pausa e copiate nei vostri quaderni. Pausirete snimku i prepišite u vaše bilježnice. Vero o falso? Mettete la lezione in pausa e davanti alle affermazioni vere mettete la crocetta. Pausirete snimku i ispred točnih tvrdnji stavite kvačicu. Luca va nel parco. Fa bel tempo. Luca prende la bicicletta. Lea prende il pallone. Luca gioca nel parco tutti i giorni. A Lea piace la primavera perché il tempo è bello. Il cielo non è sereno. Mettete la lezione in pausa e controllate. Pauserete snimku e provierite le scene. Luca va nel parco, vero. Fa bel tempo, vero. Luca prende la bicicletta, falso. Luca prende il pallone. Lea prende il pallone, falso. Lea prende la bicicletta. Luca gioca nel parco tutti i giorni, vero. A Lea piace la primavera perché il tempo è bello, vero. Il cielo non è sereno. Falso. Il cielo è sereno. Mettete la lezione in pausa e leggete il testo. Pauserete snimku e procitajte tekst. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku. Di che cosa parla il testo? Dino scrive un'email alla sua mamma. Dino pisce email svojoj majci.
Ciao mamma, io sono a Juan con i nonni. Fa bel tempo, liepo e vriene. C'è il sole, sunciano. Fa molto molto caldo, iaco e vroce. La temperatura è alta, temperatura è vissoca. La nonna legge i libri e io vado al mare con il nonno. Ecco una foto. E voi jedne slike. Baci Dino. Dino šalje poljubce svojoj mami. Mettete la lezione in pausa e copiate nei vostri quaderni. Pauzirajte snimku i prepišite u vaše bilježnice. Ascoltate il testo e scrivete le parole mancanti. Učiteljica će čitati rečenice, a vi napišite riječ koja nedostaje. È l'estate. Dino è a Juan con i nonni. Fa bel tempo. C'è il sole. Fa molto caldo. La temperatura è alta. La nonna legge i libri. Dino va al mare con il nonno. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku da provjerimo. Ecco le soluzioni. Ascoltate. L'autunno è un po' strano. Un giorno c'è il sole, un giorno piove. Oggi fa brutto tempo. Il cielo è nuvoloso, piove e tira vento. Mi piace l'autunno. Prendo il mio ombrello e passeggio con Gigi, il mio cane. Mettete la lezione in pausa e leggete il testo. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku. Chi è questa? Questa è Laura. Laura parla dell'autunno. Che cosa dice Laura? L'autunno è un po' strano. Jesen je malo čudna. Un giorno c'è il sole, jedan dan je sunčano, un giorno piove. Drugi dan pada kiša. Oggi fa brutto tempo. Danas je ružno vrijeme. Il cielo è nuvoloso. Oblačno je. Piove, pada kiša, e tira vento. Puše vjetar. Mi piace l'autunno. Sviđa mi se jesen. Prendo il mio ombrello. Uzimam kišobran e passeggio con Gigi i šetam se s Gigijem, il mio cane. Gigi è il cane di Laura. Gigi è Laurin pas. Iako je vrijeme ružno, Laura ipak voli jesen. Mettete la lezione in pausa e scrivete le parole mancanti. Pauzirajte snimku i riječi koje vidite na ekranu napišite na pravo mjesto. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku da provjerimo. Provjerimo. Ecco le soluzioni. L'autunno è un po' strano. Un giorno c'è il sole, un giorno piove. Oggi fa brutto tempo. Il cielo è nuvoloso. Piove e tira vento. Laura ha un cane. Il cane si chiama Gigi. A Laura piace l'autunno. Prende il suo ombrello e passeggia con Gigi. Mettete la lezione in pausa e copiate nei vostri quaderni. Pauzirajte snimku i prepišite u vaše bilježnice. Mettete la lezione in pausa e leggete. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku.
Di che cosa parla il testo? Anna e Silvio parlano. Che cosa dicono? Come fa freddo, caco e flano. Anna, io vado a casa. No, Silvio, io vado nel cortile e gioco con la neve. Vieni anche tu. Anna poziva Silvia da joj se pridruži. Ona ide u dvorište i igra se sa snijegom. No, si, Silvio se premišlja. Vengo, ma non mi piace. Dolazim, ali mi se ne sviđa. Fa freddo, hladno je. La temperatura è bassa, temperatura è niska. Perché nevica, Silvio? To je zato što pada snijeg, Silvio. È inverno, zima je. Fa freddo, hladno je. E nevica, i pada snijeg. Metto la giacca, il berretto, i guanti, gli stivali e la sciarpa. Silvio nabraja što je sve odijeno. La giacca, il berretto, i guanti, gli stivali e la sciarpa. Bravo, pohvalila ga Anna. Fa freddo ancora? Je li još hladno? Si, da. Na kraju mu se Anna nasmijala. Mettete la lezione in pausa e scegliete. Pauzirajte snimku i odaberite točan odgovor. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku da provjerimo. Provjerimo. La bambina si chiama Anna. Il bambino si chiama Silvio. Fuori fa freddo. La temperatura è bassa. Anna va nel cortile. Anna gioca con la neve. In inverno nevica. Silvio mette la giacca. Mettete la lezione in pausa e copiate nei vostri quaderni. Pauzirete snimku i prepišite u vaše bilježnice. Rispondete. Odgovorite. Che tempo fa? Kako je vrijeme? Dobro promotrite slike koje vidite na vašem ekranu i odgovorite na pitanje. Primjer. Che tempo fa? Odgovor. Fa bel tempo. Učiteljica će postaviti pitanje za svaku sliku koju vidite na vašem ekranu. Promotrite sliku, dobro razmislite i odgovorite. Kakvo je vrijeme? Che tempo fa? Fa caldo. Che tempo fa? C'è il sole. Che tempo fa? Fa brutto tempo. Che tempo fa? È nuvoloso. Che tempo fa? Piove. Che tempo fa? Tira vento. Che tempo fa? Fa freddo. Che tempo fa? Nevica. Mettete la lezione in pausa e collegate. Pauzirajte snimku i povežite rečenice koje izražavaju kakvo je vrijeme sa pripadajućom slikom. Primjer.
Fa bel tempo. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku da provjerim. Provjerim. Fa caldo. C'è il sole. Fa brutto tempo. È nuvoloso. Piove. Tira vento. Fa freddo. Nevica. Mettete la lezione in pausa e scrivete. Completate la tabella. Che tempo fa? Napišite kakvo vrijeme može biti u kojem godišnjem domu. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku da provjerim. Provjerim. Ecco le soluzioni. Ovo su mogući odgovori za svako pojedino godišnje doba. Povežimo naučen. Mettete la lezione in pausa e create. Izradite plakat na temu atmosferskih prilika u pojedinim godišnjim dobima. Napišite i nacrtajte vremenske prilike uz svako godišnje doba. Izaberite jedan od ponuđenih predložaka ili napravite vlastiti. Prepišite poveznicu koju vidite na vašem ekranu vaš predložnik ili skenirajte QR kod. Na poveznici se nalaze predložci koje možete vidjeti na vašem ekranu. Snimite svoj plakat i pošaljite ga svojem učitelju ili učiteljici iz talijanskog jezika. Budite kreativni, budite maštoviti. Na kraju lekcije slijedi samo vrednovanje. Pažljivo pročitajte i označite svoje odgovore u tablici. Završila je lekcija iz talijanskog jezika. Arrivederci!